un piacere parlarvi di una tematica di indiscussa attualità. Stiamo parlando di arte e intelligenza artificiale. Tutti noi abbiamo sentito parlare tanto, c'è stato tanto hype su quella che è l'intelligenza artificiale, tanto che il Collins Dictionary l'ha definita la parola dell'anno 2023. Oggi siamo qui per fare una restituzione agli artisti, agli AI artist che sono stati pionieri in quanto ci hanno mostrato attraverso la loro produzione artistica come questa tecnologia funziona, che cosa si può fare con GAN, con machine learning e con le ultime AI generative. Omaggiamo 20 AI artist italiani famosi con una mostra che si terrà nella splendida cornice del Festival della Creatività Contemporanea a Parma il prossimo aprile 2024. La mostra dal titolo L'opera d'arte al tempo delle AI sarà curata da me, che sono Rebecca Pedrazzi, da Chiara Canali e da Davide Sarchioni. Tre curatori, tre critici d'arte per 20 AI artist italiani. L'occasione sicuramente ci dà anche l'opportunità di raccontare questo grande evento con un libro catalogo in cui noi tre curatori vi rendiamo, diciamo in un certo senso, partecipi con dei testi critici per raccontarvi questi nuovi linguaggi estetici non scevri da importanti contenuti e non mancheranno sicuramente riflessioni su tematiche d'attualità e ovviamente raccontare quelle che sono le protagoniste di questa mostra, ossia le opere d'arte degli artisti. Io sono Rebecca Pedrazzi, sono una storica e critica dell'arte, direttrice di Notizie Arte e giornalista e autrice del libro Futuri Possibili, Scenari d'Arte e Intelligenza Artificiale. Con me Chiara Canali, critica d'arte, giornalista e curatore indipendente, ideatrice e promotrice di eventi e iniziative dedicate alle nuove tendenze dell'arte contemporanea, e Davide Sarchioni, last but not least, che è un curatore italiano d'arte contemporanea, consulente storico dell'arte. Dal 2022 è il direttore artistico di Divar Digital Art. Non mi soffermo sui nostri profili perché il tempo è già scaduto, ma vi invito in primis a venire all'inaugurazione della mostra che si terrà il 5 aprile a Parma e a leggere quello che sarà questo omaggio, ma anche questo diciamo libro catalogo che in un certo senso abbiamo necessità di letteratura aggiornata su questo topico di arte e intelligenza artificiale e vi auguro una buona lettura.